Ciao, so mai se dire buonasera, buongiorno, perché dipende dal fuso orario nel quale ci troviamo. Qui da me, come vedete, è notte, è mezzanotte. Da voi sarà mattina. In ogni caso è l'orario più giusto per parlare della scuola di guide alla terapia della foresta, che è una delle scuole dell'Imagine Academy più ricercata, anche più sofisticata, più desiderata, anche perché oggi seriamente la professione della guida alla terapia della foresta è ricercata, cioè chi fa la nostra scuola poi lavora parecchio, lavora anche bene all'interno di strutture come, che so, centri termali, spa, ma anche addirittura i parchi nazionali o i parchi cittadini. La figura della guida alla terapia della foresta è ricercata e quindi la nostra scuola di formazione ha moltissime richieste e noi ci diamo tanto da fare, ma nello stesso tempo ci divertiamo con tanto amore perché la guida alla terapia della foresta è davvero qualcosa di bellissimo. Insegnarlo, apprenderlo è straordinario. Allora, che cos'è? Allora, questo Forest Therapy Guide, la guida alla terapia della foresta, è diventata una disciplina molto conosciuta, molto famosa negli ultimi tempi. Si è diffusa con il nome di Shirin Yoku. Shirin Yoku è un nome giapponese e infatti quest'arte viene proprio dal Giappone, la grande isola verde, come la chiamano, la nazione delle grandi foreste. Tradotto letteralmente, Shirin Yoku vuol dire bagno di foresta e ovviamente indica un'immersione profonda nella natura, un'immersione totale nella natura. E quindi è un'immersione fatta con tutti e cinque i sensi. E già questo diminuisce moltissimo la presenza dell'ormone dello stress nel corpo, che sappiamo essere all'origine poi di ogni malattia. Ecco perché lo Shirin Yoku, l'immersione nei boschi, è considerato una terapia preventiva universale, perché lo stress poi è il terreno fertile per ogni malattia. Quindi riducendo la presenza dell'ormone dello stress nel tuo organismo, tu riduci la possibilità di qualsiasi malattia. E perché? Qual è il meccanismo? Il meccanismo è proprio basato sul fare esperienza con tutti e cinque i sensi. È questo che ci aiuta a ridurre lo stress. Esperienza con tutti e cinque i sensi che non facciamo mai o quasi mai. Perché? Perché passiamo le giornate magari davanti al computer o davanti alla televisione e lì di certo non usiamo tutti i nostri sensi. Al massimo usiamo la vista, l'udito, se scriviamo sulla tastiera usiamo un po' il tatto, ma proprio una cosa minima. Mentre il bagno di foresta stimola tutti e cinque i sensi. Siamo accompagnati a fare esperienze nella natura che utilizzano la vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto simultaneamente. E già questo di per sé diminuisce la presenza dell'ormone dello stress. Ma poi lo Shirin Yoku ci porta all'esperienza ottimale, ci porta a vivere una vita nel flusso dell'esperienza ottimale. La natura è sempre nel flusso dell'esperienza ottimale. Che cosa vuol dire? Essere nel flusso dell'esperienza ottimale vuol dire fare le cose con grande,
grande passione, grande passione, grande entusiasmo, grande trasporto. E la natura è questo, è passione, entusiasmo e trasporto. Quando è in natura, un essere umano prova tutte queste emozioni, passione, entusiasmo, trasporto, perché è messo a contatto con la sua anima e con la bellezza in un modo diretto. E quindi questo ci eleva a un'efficienza, a un'efficacia straordinaria. Ogni nostro gesto, ogni nostro pensiero, ogni nostra immagine diventa estremamente efficace, estremamente potente, perché siamo nel flusso della passione e quindi siamo concentrati. Il bagno di foresta ci aiuta a vivere nel qui e ora, nell'attimo presente. Ed è questa è una cosa grandiosa, vivere nell'attimo presente. La natura è la prima e la più grande maestra di questo. Le pratiche, i rituali, le meditazioni che si possono fare nel bagno di foresta sono tantissime. Io nel mio libro Shirling Yoko, l'immersione nella foresta. Se non avete questo libro, dovete assolutamente procurarvelo perché è la Bibbia della terapia della foresta. L'ho scritto in collaborazione con Noburo Okuda Doo, che è niente po' di meno che uno sciamano Yamabushi, gli sciamani giapponesi, gli sciamani Yamabushi, vivono nelle foreste, praticano nelle foreste. Yamabushi, la parola stessa, vuol dire nascosto tra le montagne, perché vivono e praticano soprattutto nelle foreste delle montagne. E quindi sono poi i grandi maestri dello Shirling Yoko. Io ho scritto questo libro, Shirling Yoko, l'immersione nei boschi, a quattro mani con Noburo Okuda Doo. E ci abbiamo messo dentro tantissimo. Non credo che ci possa essere uno scritto, un libro, un testo che raccoglie così tante pratiche, meditazioni, rituali ispirati allo Shirling Yoko. Per cui già solo con il libro tu puoi fare un grande percorso. Poi la scuola. Allora, questa diretta ha proprio questo scopo di parlarci, quindi scrivimi nella chat le tue domande, tutto quello che vuoi sapere, parlarci di questa scuola, la scuola della Forest Therapy Guide, la guida alla terapia della foresta dell'Imaginal Academy. Vi anticipo già la risposta ad alcune domande che so che mi farete, le cosiddette FAQ, Frequent Question, e cioè è riconosciuta? Sì, è riconosciuta al punto che potete addirittura iscrivervi ad AISCON, l'Associazione Italo-Svizzera di Counseling e di Coaching. È riconosciuta come una forma di coaching, la guida alla terapia della foresta. E avrete il diploma di fine corso che potrete esibire se volete poi cercare lavoro come guida alla terapia della foresta. La prossima mini scuola, sì. Mi sembra che sia proprio questa, la mini scuola di guida alla terapia della foresta. Adesso stiamo facendo in questo weekend la mini scuola di psicogenealogia e costellazioni familiari ed approccio immaginale. La prossima dovrebbe proprio essere quella di guida alla terapia della foresta. Ma rivolgetevi alla segreteria, rivolgetevi alle Dragons, loro vi sanno dire benissimo quali sono le mini scuole che ancora abbiamo davanti da fare. Eh?
Nel libro ci sono solo rituali che si devono svolgere nei boschi, chiede Nadia. Allora, Nadia, beh, grazie della domanda innanzitutto. No, allora si può praticare la terapia della foresta anche a casa. È sufficiente avere un contatto con un elemento di natura. Può addirittura essere una pianta di fiori, una pianta di gerani, una piantina che hai in casa. Addirittura in assenza di qualsiasi piantina in casa, io durante la scuola consiglio di prendere in mano un frutto o dei chicchi o dei semi o semplicemente anche di aprire la finestra e di stare in contatto con ciò che si vede, con l'aria, con il calore o il freddo che entra, che sono tutti principi naturali. Quindi si può praticare nei boschi, si può praticare nei parchi, anche nei parchi cittadini, si può praticare nel giardino di casa o si può praticare anche nel proprio appartamento. Basta avere una piantina o un principio di natura, come può essere un frutto o una manciata di chicchi o di semi. Quindi, anzi, addirittura, come spiegano Buro Kudadò nel libro, in assenza di qualsiasi elemento esterno si può praticare col proprio corpo, che comunque è natura. Quindi non è necessario andare nei boschi per praticare la guida alla terapia della foresta. È uno stato della coscienza, in fondo, no? Questa connessione profonda con la natura. Anche perché, che cos'è la natura? Cioè, è una domandona, che cos'è la natura? Cioè, se viviamo in un mundus imaginalis, come diceva Hillman, un mondo immaginale, un mondo simbolico, la natura è simbolo, la natura è vacuità, è impermanenza, è il sacro, è il darsi, l'offrirsi, è bellezza. La bellezza è la rappresentazione del sacro, della capacità di darsi, di offrirsi. Per cui la natura non è oggettiva, come diceva Ermete, un uomo non può bagnarsi due volte nello stesso fiume, perché l'attimo dopo il fiume non c'è già più, si è già dato. L'impermanenza, l'evanescenza è la caratteristica fondamentale della bellezza in natura, il che vuol dire che nulla è veramente afferrabile, nulla è veramente oggettivo, nulla è veramente sostanziale in natura. Quest'idea dell'oggetto concreto, materiale, è un'impressione della mente. La mente controlla i sensi e ci dà questa impressione dell'oggettività. Ma grazie alla pratica dello Shirling Yoko, dell'immersione nella natura, all'esercizio di tutti i cinque sensi in modo meditativo, noi possiamo liberare la nostra attività percettiva dal vincolo mentale e quindi possiamo ritrovare la reale natura di tutte le cose, che è la vacuità, che è il vuoto, che è sogno, proiezione, impressione, le cose sono solo come se fossero vere. E quindi la natura stessa è il simbolo, è l'immagine della bellezza, del sacro, della capacità di darsi, di offrirsi, dell'impermanenza, dell'evanescenza. Cioè, da ultimo è il simbolo dell'amore, la natura è amore, è bellezza. E quindi la domanda che cos'è la natura, dobbiamo rispondere così: è il simbolo dell'amore, è il simbolo del sacro, è il simbolo della bellezza. Ed è questo che il contatto con la natura ci permette di sviluppare dentro di noi, l'amore, la bellezza e la capacità del sacro, che è la cosa più potente che possiamo ritrovare. La guida alla terapia della foresta è veramente un cammino magico, straordinario. Non c'è più grande maestra della natura. Cos'è che mi dite?
Nadia, io cerco di guardare lo spirito dell'albero, ma lo vedo come materializzato. Cerco di parlargli, ma la mente non mi fa andare oltre tanti sforzi. Ma è per questo che esiste la scuola di guida, la terapia della foresta. Perché attraverso questa scuola noi impariamo a relazionarci con l'invisibile, e cioè con lo spirito dell'albero, lo spirito della montagna, lo spirito del fiume, del lago, non con l'oggetto materiale. Per arrivare lì, per arrivare a essere capaci di relazionarci con la natura intesa come anima, dobbiamo liberarci dalla paura, dalla volontà del controllo, del potere. Dobbiamo entrare in una profonda dimensione d'amore. Allora ci riusciamo. La scuola di guida alla terapia della foresta è un accompagnamento all'amore, è un accompagnamento a lasciare il controllo, è un accompagnamento al viaggio sciamanico, che è appunto il viaggio di chi abbandona il controllo in nome dell'amore, abbandona la paura in nome del dialogo con l'invisibile. E quindi tesoro, lo so che è difficile, ma noi è proprio quello che impariamo a fare. Ah, Marilena, sì, tu l'hai fatta, scuola meravigliosa, grata per questo percorso di bellezza, grazie, grazie a te. Sì, tu l'hai fatta, questa scuola. Karin, la scuola di Forest Therapy Guide è un percorso meraviglioso da fare. A me ha trasformato l'esperienza del percepire il bosco e la natura, ma anche il sentire ogni ingrediente ed elemento naturale. È un salto di coscienza preziosissimo, un arrivare alla mente poetica, bellissimo. Grazie, Karin. Sono contenta di queste belle testimonianze. Ecco, guarda, lei che scrive: Selene, dammi il coraggio. La natura ti dà il coraggio. La natura, oltre a essere impermanenza, evanescenza, la natura è yugen, come si dice in Giappone, leggermente scura. E questa sua caratteristica di oscurità, che poi è la caratteristica della bellezza è sempre, no? Impermanente, evanescente e poi è leggermente scura. Ecco, questo essere leggermente scura, questa caratteristica irrinunciabile della bellezza e della natura, se tu veramente ci stai a contatto e la comprendi, la includi, ti dà un coraggio enorme, scioglie la paura. Come funziona la scuola, mi chiedi? Allora adesso ve lo spiego, tecnicamente è semplicissimo. La scuola consta di un ritiro che si deve fare in presenza, perché lo facciamo in natura, nei boschi, e lo faremo quest'anno al castello di Titignano in Umbria, e poi consta di una parte online. Sono seminari dal vivo in diretta e anche webinar registrati che vengono rilasciati agli iscritti che fanno questo percorso, al termine del quale, come dicevo, ricevono l'attestato, il diploma e possono iscriversi alla scuola. Comunque, per ogni dubbio sul funzionamento poi pratico, tecnico della scuola di Shirling Yoko, di guida alla terapia della foresta, io vi consiglio di rivolgervi alle Dragons senza esitare. Tutti i contatti delle Dragons li trovate nella pagina dei contatti del sito selenecalloniwilliams.com. Potete chiamare, potete scrivere. Ogni domanda tecnica. Quella è la sede giusta per darla, per farla. Sto vedendo se avete altre domande.
L'albero migliore amico, certo, troverete anche il vostro albero migliore amico. Ti senti diventare gli alberi che ami, bello questo. No, no, non c'è bisogno di fare la tesi nella scuola di Forest Therapy Guide. Ah, che bello Nicoletta. Ecco, anche Nicoletta è una che ha fatto già la scuola. Il suo commento è: il ritiro nei boschi ad Assisi è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Ah, mi fa tanto piacere. Sì, l'abbiamo fatto l'ultimo ad Assisi. È molto esperienziale la scuola di Forest Therapy Guide, cioè è molto pratica, dovete praticare. Anche quando facciamo gli incontri online, io vi spiego cosa fare, vi spiego il rituale, vi spiego la meditazione e poi vi lascio del tempo e voi andate fuori in giardino o aprite la finestra o vi mettete a contatto con la piantina che avete in casa e praticate e praticate. E dopo ci si ritrova e si commenta. È tutto estremamente esperienziale. Senti il richiamo verso la famiglia, bello. Ah, Maria Elena, ciao. Tu hai finito la scuola di yoga sciamanico? Sì. Ti iscrivi a questa scuola di Forest Therapy Guide dopo quella di yoga sciamanico. Giustissimo. Mi sembra giusto. Anche per le condivisioni. Ah, Manuela, c'è anche Manuela. Anche lei conferma quanto hanno detto le compagne. Ho frequentato la scuola e il ritiro nel bosco e sempre ora vivo. I miei personali ritiri in natura ogni volta che posso. Sì. La scuola di guida alla terapia della foresta, cioè, suscita tutto questo entusiasmo negli allievi perché? Perché in modo molto semplice, molto naturale, ti spalanca le porte dell'esperienza della magia. Tu ti rendi conto, che c'è un'altra dimensione, c'è un altro modo in cui si può vivere, in cui si può essere esseri umani, in cui si può portare avanti la quotidianità, e che è un modo più magico, più poetico, estetico. E non sempre così moralistico, giudicante, analizzante, calcolante come è il mondo della mente. La scuola di guida alla terapia della foresta ti porta a uscire dalla mappa mentale della realtà e a ritrovare il vero territorio dove l'impossibile non esiste. Anzi, l'impossibile è solo la base di partenza per la creazione di infinite possibilità. E quindi ti ritrovi in un nuovo mondo, il mondo del possibile, il mondo dell'immaginazione, dove tutto quello che puoi immaginare lo puoi divenire, lo puoi fare. Da vittima degli eventi, ti ritrovi ad essere il co-creatore degli eventi, insieme alla natura, insieme al divino che è nella natura. Lo Shilin Gyoku, l'esperienza della Forest Therapy Guide, si nutre tantissimo di buddismo esoterico, buddismo zen, di sciamanismo. Ci sono tutte le forme di spiritualità più ancestrali, primordiali. Quella spiritualità della libertà che ci vuole così tanto oggi, perché oggigiorno veramente viviamo in un mondo in cui si tenta di rendere l'umanità sempre più schiava, si tenta di fare degli individui degli automi, sempre più schiavi, sempre più asserviti.
con tutti i mezzi. Anche la povertà è uno strumento per asservire gli individui. La natura invece è abbondanza, è prosperità. Ci sono stati tanti allievi nel corso degli anni. Noi siamo stati i primi ragazzi in Italia a fare scuola di guida alla terapia della foresta. E questo ci tengo tantissimo a sottolinearlo 20 volte. Noi siamo stati i primi in Italia a fare scuola di guida alla terapia della foresta. Ci sono stati nostri allievi che grazie alla terapia della foresta hanno conquistato un buono stato di abbondanza, di prosperità, laddove prima facevano una fatica tremenda. La natura è abbondanza, è prosperità e ti insegna i segreti della ricchezza, della prosperità, dell'abbondanza. Bisogna guardarla con i giusti occhi, dalla giusta prospettiva. La natura è abbondanza, è prosperità, è impermanenza. È coraggio, è il sacro, è la bellezza. E quando tu sei a contatto con la natura, tutte queste cose si sviluppano dentro di te. Nella scuola di Shirling Yoko parliamo molto anche di buona alimentazione, mangiare bene, vivere sano. Io, per esempio, adesso mi bevo un po' di kombucha. Sai cos'è il kombucha? È tè verde fermentato. La cerimonia del tè fatta nel bosco, la cerimonia del tè fatta nella foresta è una meditazione straordinaria. Imparare a meditare è straordinario. Farlo nella natura è infinitamente più potente. Mi ricordo il mio compagno di meditazione, il reverendo Gotatuve Sumanaloka Thero, che era il mio compagno di meditazione quando stavo nell'eremitaggio della foresta di Abarana in Sri Lanka, studiavo buddismo. Poi quando, dopo che il nostro maestro ha lasciato il corpo, dopo diverso tempo, io ho chiesto a Tero, io lo chiamo familiarmente il Tero, ma è il reverendo Gotatuve Sumanaloka Thero, di venire in Svizzera da me, così per passare un po' di tempo con me, per aiutarmi a fare i corsi di mindfulness, di meditazione. E lui, che era stato da tutta la vita nella giungla, nell'eremitaggio della foresta, non riusciva a dormire in casa. Io una notte mi sono svegliata, ho visto che non c'era in casa, nella sua camera, da nessuna parte, aveva lasciato la porta aperta, per cui ho visto subito che non c'era. E sono uscita in giardino, era inverno in Svizzera, era nevicato, c'era giù la neve e lui se ne stava in giardino con la sua veste arancione a spallina scoperta, veste di cotone, le sue ciabattine infradito perché non riusciva a dormire in casa. Allora gli ho sistemato una specie di canile pollaio che avevo in mezzo al bosco e l'ho messo lì. E lui sempre meditava nel bosco, diceva meditare, bellissimo. Aveva imparato poche parole di italiano, ma in queste sue poche parole di italiano diceva meditare, bellissimo, meditare nel bosco, tanto, tanto più bello. E mi faceva ridere perché partiva già col superlativo, no? Meditare, bellissimo. E dice, non ci può essere niente di più. Però poi aggiungeva, meditare nel bosco, tanto, tanto più bello. È fortissimo, con le poche parole di italiano che sapeva. È vero, qualsiasi processo meditativo, qualsiasi rituale a contatto con la natura si potenzia tantissimo, si potenzia tantissimo. Sì.
Eh sì, sono d'accordo con Paola Natura che dice: adesso arriva il Natale e tutti compreranno schifezze, cose inutili che riempiono questo mondo. Sono d'accordo. Ecco, se volete farvi un regalo che non inquina, che aiuta la natura e voi stessi, regalatevi la scuola di guida alla terapia della foresta. Fate solo del bene a voi stessi, alla natura e anche agli altri. Sì. Sì. Allora, che cosa posso dire sulla guida alla terapia della foresta? Posso dire tantissime cose, però rischio di farvi qua il seminario. E invece, quando sarà il rito in presenza? Guarda, ce ne sono diversi durante l'anno perché facciamo diverse date. Devi andare a vedere il calendario degli eventi sul mio sito, selenecaloniwilliams.com. Buongiorno Samantha, tu vuoi fare tutto il percorso accademico? Direi. Sto vedendo le vostre chat. Cos'è che dici, Sabrina? Cara Selene, io vivo immersa nella natura quotidianamente tra bosco, mare e animali e mi ricarico ogni volta. Pensi che fare la scuola mi possa aiutare a capire ancora meglio? E beh, certo, non solo ti aiuta a capire ancora meglio, ma ti dà degli strumenti per dialogare con gli altri. Perché? Cioè, l'esperienza con la natura è profondissima, apre canali, ti mette in contatto con l'invisibile, ti dà ispirazioni, rivelazioni. Poi però ci vuole un salto, no? Per riuscire a mettere tutto questo in parole, cioè comunicarlo, comunicare questo. Io lo so che voi, tantissimi di voi, avete già dentro una grandezza meravigliosa. E la prendete dalla natura. Il salto è riuscire a comunicare tutto questo, trasformarvi proprio in guide, guide. E ovviamente la scuola ti dà questi strumenti, perché questi strumenti vanno appresi, non c'è altro modo, bisogna apprenderli questi strumenti, La nostra scuola è compatta, è veloce, sintetica ma precisa, non ti tiene in ballo più del dovuto. Noi non vogliamo questo, abbiamo talmente tanti di quegli studenti che non ci passa nemmeno per l'anticamera del cervello di tenerli in ballo più del dovuto. Quindi è una scuola che dà tantissimo in un tempo ragionevolissimo, ragionevolmente breve. E perciò tu cioè l'allievo rimane soddisfatto, insomma, perché dopo il tempo giusto ha lo strumento giusto e non c'è mai un momento in cui dice: oddio, sto perdendo tempo. E questo perché non vogliamo perderlo noi, non glielo vogliamo far perdere neanche ai nostri allievi. Cielo terra, sei in una casa piccola con degli scatoleoni. Stai nutrendo la tua anima, stai facendo anima lì dentro. Benedici la situazione e vedrai che ti farà vedere il suo aspetto migliore e ti porterà altrove. La cerimonia del tè in natura è stupenda, sì. Ma c'è tante, tante cerimonie che facciamo in natura con lo Shirling Yoko, tanti rituali, anche rituali sciamanici molto potenti come la caccia all'anima, il soul retrieval, fatti in natura sono ancora più potenti, sono ancora più potenti.
Cerco di leggere tutte le vostre chat, ma sono talmente tante. Meditare è bellissimo, sì. Ah, Giana, sì, anche tu hai fatto la scuola di Shirling Yoko. Vivi in campagna da 10 anni e sentivo l'esigenza di entrare in una relazione sempre più profonda con la natura nella quale sono immersa. Questo sta accadendo sia grazie alle pratiche apprese nel corso online, sia grazie a tutti gli insegnamenti di Selene, per esempio il rito del nutrire la natura nel giorno di luna piena. Ah, bellissimo quel rito lì, bellissimo! Ogni volta succedono delle vere magie, c'è stato qui un ciclone. Ho cercato di avere coraggio in mezzo alla tempesta. Brava Giana, sono orgogliosa di te. Io poi sono orgogliosissima dei miei allievi, che sono tutti meravigliosi. E poi ognuno in un modo speciale, diversissimo da tutti gli altri, no? È una cosa incredibile quanto sono belli gli allievi dell'Imagine Academy. Poi è anche bello perché l'Imagine Academy è un sangha, cioè una famiglia di meditazione, una comunità, ma intesa proprio nel senso di famiglia di meditazione. E quindi ci sentiamo molto uniti, è molto bello condividere, essere insieme. Francesca, sei poco sui social. Io sono sui social per voi, perché se fosse per me non ci sarei mai nemmeno io, però sono un modo per essere con voi. Sì. Allora, vedo che domande precise, specifiche non ne avete. Che altro vi posso dire della guida alla terapia della foresta? Beh, allora, è un cammino molto spirituale e a tratti veramente tanto esoterico, ma di quell'esoterismo puro, naif un po' se vogliamo, naturale, che così che ti riempie il cuore di dolcezza. È un'esperienza estetica. La natura è bellezza e qualcuno, Dostoevskij, disse la bellezza salverà il mondo. Verissimo. Perché la bellezza è proprio la rappresentazione del sacro, della capacità di darsi, di offrirsi. Tutto in natura è bellezza, perché tutto è il sacro, perché tutto è impermanente, evanescente. Se tu prendi un fiore è evanescente, è impermanente. E per questo, proprio per questo è bellissimo. Se tu prendi un fiore di plastica che non è così evanescente, impermanente come un fiore vero, è dura, certo che dura, ma non sarà mai bello come un fiore vero. Quindi la natura è evanescenza, è impermanenza, perché è il sacro, è la capacità di darsi, di offrirsi, e questo si trasmette come bellezza. La bellezza che è l'incarnazione dunque dell'amore, del darsi. Questa bellezza è salvifica. Quando tu entri a contatto con questa bellezza, risvegli nelle profondità
della tua memoria cellulare, quella che Sri Aurobindo chiamava la mente delle cellule, risvegli capacità, poteri, ricordi ancestrali, doti, visioni, chiaroveggenza, forza immaginativa, e veramente acquisti delle capacità di presenza mentale e delle capacità realizzative, creative e realizzative, straordinarie. E ti accorgi che di tutto questo tu hai diritto, per diritto di nascita, e che in fondo è sempre stato tuo, semplicemente era velato da una sorta di condizionamento che qualcuno chiama la Matrix, cioè una sorta di ipnosi collettiva, ipnosi di massa, che è operata sulle coscienze allo scopo di rendere gli individui misurabili, governabili e prevedibili. Nell'immersione della natura tu ritrovi la tua libertà, la libertà che è il valore più grande in assoluto, perché poi tutti gli altri valori sono funzioni della libertà. La salute è una funzione della libertà, perché è la libertà di sentirsi, di sentire il proprio corpo liberamente. L'amore è una funzione della libertà, perché l'amore è la libera capacità, decisione di darsi, di offrirsi. La ricchezza è una funzione della libertà, perché è libertà creativa, è libertà di scelta, è libertà dalla paura. Quindi la libertà è il valore più grande e si conquista avendo la natura come maestra e facendo un'esperienza profonda della natura. Siccome abbiamo dimenticato questa capacità, questa possibilità, dobbiamo riapprenderla. La scuola di guida alla terapia della foresta ti porta mano nella mano a riapprendere questa grande capacità, e quindi poi ti porta a cambiare tutti i parametri della tua vita, il codice stesso con il quale narri la tua storia, e quindi cambia il presente, il passato, il futuro. È davvero un'esperienza straordinaria. Non sapete quanto potere vi è in una foglia, in una radice, in un tronco, in un fungo, in un filo d'erba, in un fiore, quanto potere vi è lì dentro, e quanto gli esseri umani non lo considerino e passi del tutto inosservato agli occhi dei più. Ma anche se tutto questo potere passa inosservato agli occhi dei più, per te non deve essere così. Questo potere tu lo devi cogliere. Hai questa possibilità. Se sei qui che mi ascolti adesso, è perché ce l'hai questa possibilità. Coltivala. Cosa dici, Moni? Ho compreso. Dopo 2 anni che ti seguo, Selene, cos'è la bellezza? L'ho compreso durante il rituale di giovedì, dove mi hai condotta nella bellezza delle mie insicurezze. Ti amo profondamente, anch'io ti amo profondamente. Ecco, e questo che tu dici testimonia come l'esperienza sia fondamentale. 2 anni che mi segui, però è quando tu hai fatto il rituale che hai veramente compreso. È così, è il rito che ci consente la vera conoscenza, perché il rito ci porta oltre la mente ordinaria. Fin tanto che stiamo nella mente ordinaria, fin tanto che stiamo nella mappa mentale della realtà, non abbiamo assolutamente la vera conoscenza. Come diceva Euripide, non è sapienza il sapere. Fin tanto che stiamo nel sapere mentale, la vera sapienza, la vera conoscenza, non ce l'abbiamo mai. Dobbiamo uscire dalla mente, entrare nella natura. È un modo meraviglioso per uscire dalla mente.
Certo, la natura è anche avi, antenati. Bellissimo quando impari a vedere i tuoi stessi antenati nel bosco. Io, dove sto in Svizzera, beh, vivo in un bosco e in quel bosco c'è un albero che è la mia zia che mi ha cresciuto, la mia seconda mamma, ma è proprio lei. Sapete che secondo lo sciamanismo l'anima è tripartita, esiste un'anima madre, un'anima padre, un'anima della reincarnazione. Al momento della morte, l'anima madre torna nella natura e madre torna alla madre. L'anima padre si rifugia nelle vertebre cervicali e lì permane finché le vertebre cervicali non vengano bruciate, forate, rotte. E allora poi prende rifugio in un elemento della natura. Può essere un albero, un fiume, un sasso, una roccia. E l'anima della reincarnazione prende rifugio nell'osso pubblico e lì permane finché l'osso pubblico viene forato, bruciato, spaccato. E dopodiché inizia la metempsicosi. L'anima padre dei tuoi antenati, che ha tutta la memoria della loro vita, della loro esistenza, delle loro esperienze, delle loro emozioni, è negli alberi che tu incontri. Quando tu incontri un albero, quando tu incontri un fiume, una roccia, una montagna, non è mai, mai, mai a caso, mai a caso. L'albero, la roccia, la montagna che incontri è proprio quella che ti deve parlare. È proprio lì dove il cuore della tua stirpe, della tua genia, i tuoi antenati, la tua memoria è custodita. Devi imparare a dialogare con gli alberi, devi imparare a leggere il grande libro della natura. Puoi imparare a farlo, devi imparare a farlo. Imparare a leggere il grande libro della natura e imparare il linguaggio dell'anima. L'anima non parla con le parole, l'anima parla con le immagini, che sono alberi, montagne, fiori, fiumi. Dai ragazzi, che ci vediamo nella scuola di Forest Therapy Guide e facciamo grandi cose insieme. Dobbiamo fare una rivoluzione, ragazzi, una rivoluzione dei cervelli. Non c'è forma di anarchia spirituale più grande che non sia amare la natura, stare a contatto con la natura. Questo che rivoluzionerà il mondo. E che ci permetterà di cambiare mondo, non cambiare il mondo, che tanto di cambiare il mondo non ce ne frega niente, giusto? Ma cambiare mondo, che è straordinario. Allora, se avete qualsiasi ulteriore domanda, rivolgetevi alle Dragons e al grandissimo dragone, alle dragonesse e all'unico grande, inimitabile dragone che è il nostro Morgan e le dragonesse che lavorano in segreteria, Paola B, Paola I. Raffaella e Claudia e Silvia, che Silvia si occupa del gruppo Facebook Selene Calloni Williams, dove pubblicano tutti gli immaginalisti. La nostra famiglia, il nostro sangue, rivolgetevi a loro, che loro vi accolgono sempre con grande affetto, grande amore e rispondono a tutte le vostre domande. Ormai siamo diventati efficientissimi, riusciamo a rispondere a tutti con grande spirito di accoglienza.
Per lo shilin gyoku non serve una formazione botanica. No, no, assolutamente no. Tutti possono fare shilin gyoku, non serve nessuna formazione precedente. Fare shilin gyoku è disimparare, non è imparare, è disimparare. Perciò non è che dovete mica aver imparato nulla per iniziare a fare lo shilin gyoku. Ieri stavo molto giù e guidando ho incontrato davanti ai miei occhi un immenso albero giallo e ho sentito un immenso amore arrivare dentro di me e sono scoppiata in un pianto di gioia e liberazione. Ah, che meraviglia! Bene, allora adesso io vi abbraccio, vi saluto. Io, Morgan e le Dragons, comunque rileggeremo tutte le chat. Così se ci è sfuggito qualcosa vi rispondiamo per iscritto nella chat stessa. Se vi viene in mente qualche altra domanda dopo, più tardi o quando volete voi, scriveteci o telefonateci. Tutti i contatti sono nella pagina del sito selenecalloniwilliams.com e vi abbraccio forte. Ci vediamo alla prossima diretta, che è lunedì mattina alle 7, mi raccomando, la diretta sul buddismo. Ciao e buonanotte o buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate, comunque buon fine settimana. Ciao, vi voglio bene, evviva la natura. E mo.